Oggi dedichiamo Dentro la Notizia, il nostro format di Telesirio L'Aquila, canale 289, alla Pineta di Roio. Ma una prospettiva un po' diversa, perché siamo con il dottor Walter Marola, che conosciamo in tantissime vesti in questa città, musicista, ideatore di scenette e psichiatra, ovviamente, valente psichiatra, però Walter Marola ha voluto lanciare una proposta che riguarda la Pineta. Se ne è molto parlato sui giornali, un tema di attualità, di antenne, di degrado e quant'altro. È apparso un cartello, praticamente partiamo dalla notizia poi per sviluppare anche la proposta del dottor Marola, in cui si dice che gli amanti della montagna, ciclisti, chi va lì, insomma, non può sostare nella zona per più di 4 ore. Dottor Marola, la sua proposta è innanzitutto qual è? Perché sui social abbiamo visto che ha avuto molto successo, tante persone poi l'hanno seguita. Sì, buongiorno, io intanto voglio ringraziare l'emittente Telesirio perché mi dà la possibilità di dire qualcosa, dirò delle cose piuttosto, se vogliamo, anche banali o semplici, però che raccontano brevemente che cosa è successo. Come qualsiasi cittadino, io frequento un po' la Pineta, vado sempre con il mio cagnolino, e quando ho visto questo cartello che è comparso nell'ultimo periodo, ed è un cartello che raccomanda a tutti quanti in maniera indiscriminata di tenersi oltre un certo periodo di tempo, di tenersi lontani da quell'area, sono rimasto piuttosto perplesso, perché ovviamente un cartello di questo genere, a mio modo di vedere, non aiuta sicuramente le persone a capire. Quindi questo è stato il movente così molto semplice che mi ha spinto a dire, ma mentre poi passeggiavo dentro la Pineta e ho visto le condizioni nelle quali versa, quindi i due problemi sono connessi ma forse vanno affrontati con modi e tempi diversi, e ho detto vabbè, ma allora facciamo qualcosa, e quindi così di botto, di istinto, un po' di pancia ho scritto questa cosa che ha avuto un grandissimo riscontro da parte di tutti gli amici, di tutti gli appassionati. Perché? Perché la consapevolezza che questo bene grandissimo, che è rimasto un po' in ombra, devo dire, anche rispetto alle vicende del terremoto, della ricostruzione, all'interno di una difficoltà nella ricostruzione che tutte le nostre frazioni hanno, per cui mi rendo conto che è un problema grande. Però, e siccome poi ho avuto la sensazione che lanciato il sasso nello stagno, all'improvviso, sono comparsi 3 articoli di seguito sulla stampa, e mi ha fatto molto piacere questo, in cui personaggi diversi, istituzioni diverse hanno preso posizione su questa cosa. Quindi ho scoperto che in realtà non è che non è stato fatto nulla per questo problema in passato, è stata istituita una commissione che è arrivata a delle conclusioni, c'è stato l'interessamento delle amministrazioni, degli usi civici, però come cittadino io queste cose francamente non le capisco, perché se il risultato è quello che noi abbiamo sotto gli occhi, basta andare lì e vedere, qualcosa non ha funzionato. E quindi credo che tutti i cittadini, se tengono l'attenzione un po' accesa su questo bene enorme, ricordo che questa Pineta è la più grande che abbiamo, può darsi che stia male, può darsi che abbia dei problemi di gestione, di salute, io credo che sia utile, giusto che i cittadini sappiano. Può darsi che è una zona che deve essere interdetta perché no, le onde elettromagnetiche sicuramente possono rappresentare un problema, ma noi abbiamo il diritto di saperlo, non con dei cartelli che, lungi dal tranquillizzare, non fanno altro che evocare ulteriori angosce e paure e quindi far aumentare l'abbandono del luogo. Questo è un po' in estrema sintesi. Per cui io quello che posso fare molto semplicemente è dal basso radunare le persone, cercare in futuro piccole alleanze con altre istituzioni, penso al FAI, penso al Rotary, penso alle associazioni cittadine. Questo è un bene collettivo, è un bene che noi non possiamo, nei confronti del quale non possiamo restare inerti. Io ho un'età per cui non credo che mi ricorderò tante cose, vorrei però che questa Pineta così importante e così abbandonata nel nostro, che fa parte della nostra storia, possa ritornare ad essere un luogo come in tutti i posti. So che c'è stato un finanziamento per questo, con un progetto, però sono tutte notizie, tutte cose che camminano ognuna per conto loro e non, evidentemente non, non,
non si riesce a trovare poi la quadra di tutto. È mancato un raccordo, diciamo. La Pineta è un luogo del cuore, la mia generazione poi sicuramente lo ricorda, era meta delle gite domenicali, la gabbia del lupo, diciamo gli appositi spazi per fare dei picnic. È stata una meta importante. Poi giustamente il dottor Marola diceva, nell'ambito del terremoto, della ricostruzione, è stata messa un po' in secondo piano, sembra essere non più appetibile. Però giustamente il dottor Marola faceva una riflessione: dobbiamo dimenticarci della Pineta perché è un luogo pericoloso per la presenza di antenne, oppure no, si può riqualificare? Ecco, che lo dicano però. Io non voglio essere polemico, voglio condividere alcune riflessioni che ho fatto. Se noi utilizziamo delle tecnologie talmente avanzate, che però viaggiano poi su sistemi complessi, come può essere la trasmissione dei dati attraverso, no, attraverso le reti, eccetera, e dobbiamo essere anche consapevoli che paghiamo un prezzo grande. Cioè, se questa pineta è inagibile, lo devono dire. Se è inagibile per motivi legati alle antenne, se è inagibile per motivi di malattie, utilizzo termini terra-terra, delle piante, perché succede, una pineta vecchia, dopo 100 anni, 120 anni c'è anche un turnover, però i cittadini devono sapere. Guardate, a me sta bene che si spendano milioni di euro per riportare i palazzi cosiddetti importanti al centro, per ridare un'identità a questa città, però non mi sta bene che non si trovi un modo per salvaguardare questo enorme bene di tutti e non del privato, che poi alla fine, no, si ritrova giustamente un bene privato che può utilizzare come vuole, mentre a tutti i cittadini, ai nostri figli, ai nostri nipoti viene tolta una riserva di verde che è veramente criminale non curare e non occuparsene. Veniamo un po' alla proposta. I social poi diffondono, diciamo, le notizie, diffondono le proposte in un battibaleno. Lei ha lanciato questa idea, salviamo la Pineta, l'idea è di raccogliere anche in un social, magari aprendo una pagina Facebook apposita, tante piccole proposte, passeggiate ecologiche, posto sempre che qualcuno ci dirà la Pineta è out oppure si può riqualificare questo luogo. Quindi incontrarsi, diciamo, in questo luogo virtuale per salvare appunto la Pineta. È stata questa sostanzialmente la sua idea? Sì, è stata questa. Io, avendo una familiarità con i social pari a zero, però è attivo, la vediamo abbastanza attivo. Sono attivo ma passivo rispetto alle tecnologie, nel senso che se devo fare una pagina devo trovare un ragazzo giovane, eccetera, che me la fa. Quindi questo, ma adesso lo faremo. A me sta veramente a cuore e devo dire che le persone hanno risposto col cuore, perché non ci sono interessi, non ci sono dietrologie, non ci sono quelle cose che magari servono anche. Cioè, faccio un esempio, io mi sono fatto un'idea, non voglio polemizzare, che ci sia un enorme conflitto di competenze, non tanto di, forse anche di interessi, tra vari enti e istituzioni, per cui la nave si è fermata e sta affogando. Perché quando io sento parlare di un... Quindi mi auguro che gli amministratori, mi auguro che le persone che hanno dei ruoli pubblici spieghino alla gente comune qual è il problema. Nel senso che, torno a dire, speriamo di no, se sta Pineta è inquinata da un punto di vista elettromagnetico, come il cartello raccomanda, perché quel cartello sono un po' indignato, è un crimine. È come se dentro l'ospedale comparisse un cartello del tutto aspecifico, che i pazienti, magari i familiari arrivando, gli viene impedito di fare una cosa, però in maniera molto, molto così, molto poco scientifica, credibile. Lo scopo di un cartello è tranquillizzare, quello è un cartello che angoscia, perché evoca delle paure. Io ho visto persone, una volta ci sono andato, con la bicicletta sono arrivate, sono girate e se ne sono scappate a gambe levate, perché poi lì sta proprio all'ingresso. Quindi abbiamo il diritto di sapere come sta questo posto, la prognosi, può darsi che sia condannata, può darsi di no. Si possono fare tante cose, io stimolo tutte le persone interessate, ma soprattutto gli amministratori, che so che hanno fatto le cose. Io non voglio fare la solita polemica contro la politica, so che la politica si è mossa, sicuramente c'è una commissione, perché ci sono, però ci facessero sapere qualcosa in qualche modo, che non sia un cartello così del tutto, poi un periodo estivo, insomma.
un luogo sicuramente frequentato soprattutto dagli amanti delle biciclette e anche degli amanti delle passeggiate. Quindi giustamente il dottor Marola lanciava insomma questa provocazione a tutti gli attori coinvolti, i cittadini stanno rispondendo, vedremo un attimino se ci saranno queste risposte, ce lo auguriamo, attendiamo anche la pagina Facebook tramite l'aiuto di qualche giovane, ha detto così il dottor Marola, e lo ringraziamo come ringraziamo Luciana Celeste al di là della telecamera e tutti i telespettatori per la loro attenzione. Alla prossima!